Buongiorno ragazzuoli, non so do cazzo sto a guardare praticamente perché mi imbroglio quando fai video col cellulare. Comunque, allora faccio questo video perché vi devo dire un po' di cose. Allora, prima di dirvi quello che vedete anche dal titolo, vi dico subito che questo ho assistito ad una cosa veramente molto particolare. Un'evoluzione della specie praticamente, cioè una cosa rarissima che Darwin insomma ha cercato di descrivere nelle sue tesi, però insomma ci sono voluti anni di studi prima di confermare la cosa e io questa mattina sono riuscito ad assistere effettivamente ad una cosa del genere. Quindi prima di dirvelo metto la base adatta. Oh, non so quanto si possa sentire perché la sto mettendo con un altro telefono, quindi oh, così, così, così è più bella, così è più bella. Allora, è risaputo che il muratore di base si nutre principalmente a colazione di una Peroni da 66. L'evoluzione che ho visto io questa mattina passando per strada con la macchina è che cioè, è bellissimo vedere come la natura riesce ad adattarsi praticamente ai vari cambiamenti climatici, come per esempio il caldo torrido, quindi sono riuscito a vedere una trasformazione del muratore che si nutre non solo ormai di una 66 fresca di prima mattina d'estate, ma anche del cucciolone. Quindi sono riuscito a trovare un muratore che camminava per strada con una mano che conteneva praticamente una birra 66 ghiacciata e nell'altra addentava il cucciolone. Quindi cucciolone e birra. Potrebbe essere una scoperta scientifica, non da poco, insomma, potrei anche essere candidato non so, ad un Nobel per questa scoperta. Comunque, questa è una delle cose che vi dovevo dire questa mattina. Detto questo, riguardando, vabbè, basta la musica, no, anzi, no, lasciamola sottofondo, che fa sempre piacere, insomma, poi l'aria solo quarta corda è una musica che fa sempre piacere. Un'altra cosa che vi volevo dire è che, cioè, io non so che partorisce il vostro cervello malato. Questo mi riferisco praticamente al video del nuovo horror pesante, quindi quello che ho fatto qualche giorno fa, che vi ho chiesto praticamente, vi ho fatto il quesito della vita e voi mi avete risposto. E io ho paura delle vostre risposte, le ho lette tutte. Cioè, raga, io non lo so che partorisce il cervello vostro. Allora, a parte il fatto che mi avete crepato, perché cioè, alcuni di voi hanno scritto cagate talmente assurde che so sarebbe, cioè, il cuore ve lo siete meritato praticamente tutti. So cose bellissime. Cioè, chi mi ha scritto dentro la panca la carpa. Oddio, gliela fa manca dirlo. La capra canta. Chi mi ha scritto che la capra scopa. Chi mi ha scritto che, vabbè, teorie praticamente massoniche su quello che potrebbe fare una capra lì dentro. Chi mi ha detto che non c'è. Mi avete dato praticamente le peggio risposte. E io di questo ve ne sono grato perché è bellissimo quello che mi avete scritto. Detto questo, vi volevo dire anche che questa settimana che viene, quindi dal 6 al 13, io vado un po' al mare con la bimba, quindi c'è un po' da fare. Quindi mi prenderò una piccola settimana di ferie. Farò uscire alcuni video, quindi farò uscire per esempio The Last of Us e qualche altro video che ho preparato già, ma non sono riuscito a prepararli tantissimi ancora, quindi ne usciranno pochi. Ma buoni, nel senso sempre di ottima qualità. E detto questo, niente, beh, vi volevo soltanto avvisare che questa settimana, insomma, e poi quella che verrà, cercherò anche di rimettermi un po' in paro, quindi avrete un po' meno video. Però, detto questo, ognuno poi sicuramente sarà un po' al mare, un po' in giro, un po' avrà questo e quello, quindi troverete sicuramente qualcosa di buono da fare. L'ultima cosa, poi vi lascio, smetto di rompervi i coglioni. Mi raccomando, cliccate sulla campanellina perché i miei feed non partono. Non so per quale motivo. YouTube ce l'ha con me, quindi mi odia a morte e ha deciso che i miei feed non devono partire. Quindi mi raccomando, cliccate sulla campanellina, mettete sì, tutte le notifiche. Voglio che il signor Mario mi venga a svegliare la mattina, mi prenda a schiaffi e mi faccia vedere il suo video. Questo è quello che succederà se cliccate sulla campanellina. Quindi mi raccomando, cliccate sulla campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutti i miei video. Per il momento, grazie a tutti ragazzuoli, un saluto nel vostro Mando Wolf, ciao a tutti!